Buongiorno. Buongiorno. Ma è lei che ci fa qui? Cosa ci fa qui lei? Beh, io ci lavoro, sono commissario di pubblica sicurezza, lavoro in procura, alla giudiziaria. Sono il giudice Mastrangelo, è il mio primo giorno qui. Allora io stavo aspettando lei, piacere, la stanno aspettando tutti su. I sei film di questa serie televisiva sono sei gialli, e sono sei gialli classici, dove c'è un assassino misterioso che ha colpito per un certo momento, che vale a capire qual è, una rosa di sospettati e una procura, che è la procura di Lecce, dove il magistrato Diego Patantuono, con la collaborazione di un commissario di polizia che è Amanda Sandrelli, lavorano per riuscire a, insomma, trovare questo assassino. La cosa che a noi ci piace di più e a quale siamo più fieri, io particolarmente come regista, è che siamo riusciti a combinare il genere classico del giallo con la commedia. Si alterna, diciamo così, la tensione del giallo e la voglia di scoprire chi è l'assassino insieme a dei momenti di grande spasso, di grande umorismo, di grande commedia italiana. Amor cannullo amato, amar perdona. Dalla o Battiato? Più Battiato, eh? Ciao, buongiorno. È arrivato il rapporto della scientifica. E allora? Federica, il mio personaggio è una molto precisa sul lavoro, molto efficiente. E allora ho pensato che, visto che tutto sommato vive sola, non ha un fidanzato, non ha un uomo, ha dei gatti, quindi non ha una vita così piena, una vita privata così piena, ho pensato che forse in fondo potrebbe non essere così precisa, per esempio, nella sua vita privata, che me la faceva stare più simpatica. Ecco, ho cercato di affezionarmi, insomma, a questo personaggio e ci sono riuscita. Ma guardi che non lo conosco neanche, non so neanche chi è, non è vero quello che dice. Certo, immediatamente c'è una simpatia con Diego, simpatia che però viene tenuta lontana soprattutto da me, ma in qualche modo anche da lui, non siamo due ragazzini, questo è evidente, e non abbiamo voglia di infilarci in guai più grossi di noi, insomma. Ah no? Che serata! In più ci sono donne su donne che girano intorno a questo sostituto procuratore e questo non mi fa felice. Ecco, guarda, c'ho ancora la fidanzata. No, avevo scordato gli occhiali e scusate, questo prego. Questo equivoco che... Buonasera. No, fate con comodo. Stavo andando via, stavo salutando, non ho i saluti finali. Non è come credi, no? Non è come credi, no, ciao. Stavo andando, era una cosa di lavoro. Grazie ancora, eh. Il giudice l'avevo già fatto in un film di Lucchetti che si chiamava Arriva la bufera. Poi avevo già fatto il magistrato altre volte, conducendo delle indagini, altri film, insomma cose marginali, anche perché erano molto in funzione poi della trama. Invece in questo caso è proprio la trama è legata al fatto che io sia un magistrato, sia un giudice e segua dei casi. Noi abbiamo percorso questa via del giallo, però spingendo il più possibile sulla commedia. E ci sembra che sia venuto abbastanza bene, insomma questo è un personaggio che si apre un po' a diverse possibilità di lettura e credo che, per quello che vedo io in televisione, questo sia un personaggio molto umano. Però adesso io la devo salutare, procuratore. E ti lascio anch'io. Devo chiudere. Ciao, ciao. Giuseppe Mastrangelo si troverà ad avere una sorella un po' così, simpatica ma tediosa, perché è sempre lì a cucinargli piatti sopraffini, gli ronza intorno, ha dei problemi col marito, deve occuparsi anche delle beghe domestiche della famiglia, oltre che dei casi delittuosi che avvengono durante questa lunga serie televisiva. Ti dico, Gerry, omicidio. Mo capisci d'omicidio. Ah, ci capisci te di torte. Arvat Megre, Arvat. Sì, il pasticcere di Otranto. Procuratore Mastrangelo. Ciao io. Io sono Uelino. Prego.
prego. No, no, mi metto davanti. No, 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 no. Voi dovete stare dietro, io devo stare davanti, che scherziamo? Che cazzo? No, 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 è giusto così. Quellino è l'autista del giudice Mastrangelo, un personaggio bizzarro perché non è solo un autista, è anche uno che vuole entrare nella vita del giudice, vuole far capire al giudice che stare nel sud ha le sue bellezze, per cui poi il giudice Mastrangelo rimane nel sud, conquistato e avvinto da queste meraviglie. Non se ne va, rimango, cioè adesso vado, però rimango, andiamo. Rimaniamo ma andiamo. Se ne va ma rimane. Quellino, essendo uno che sa quasi tutto quello che succede nel circondario, butta lì delle cose di cui lui ovviamente non si rende neanche conto. Queste cose qua rimangono nell'orecchio del giudice che le trasforma, le elabora. Ovviamente poi io tento di appropriarmi del merito di queste cose. Tutto questo succede sempre quando lui è alle spalle, pronto a smentirmi ovviamente. Certo che siamo una bella coppia. Eh sì. Lei che arriva mezz'ora prima in ufficio e io non voglio neanche andare in ferie. Ti ricordi i bei tempi che mi prendevi la borsa? Bei tempi. Fosse di gente come noi. Le cose andrebbero molto meglio. Eh sì. Vabbè, andiamo. Andiamo, dai. Anche di qua la macchina, Velino. Le volte.